Ho cominciato a surfare non prestissimo perché fa ridere, ma avevo paura dell'acqua. Sono uno che si diverte con la tavoletta e soffre, soprattutto qui da noi. Mi piace quel tipo di surf lì e forse l'ho portato dentro anche poi negli anni a Sequoia. Poi vengo dagli anni 90 e quindi c'era l'esplosione dello skate, l'esplosione del punk rock in quegli anni. E verso quegli anni è arrivata anche la cultura del surf in Italia. Sequoia nasce nel 2015 perché ho avuto proprio la visione di quello che volevo fare, no? Dicono cerca il tuo demon, quello per cui sei portato, no? Che ti senti portato di farlo, fallo. Abbiamo la nostra storia, la nostra cultura, ci sono shaper romagnoli storici che facevano dei prodotti fantastici un sacco di anni fa, quindi anche noi abbiamo sempre fatto cose buone qui in Romagna.